Sono stati arrestati due pusher stranieri mentre recuperavano la droga nascosta sottoterra. Ad effettuare l'operazione la squadra mobile dell'Aquila coordinata dal dottor Tommaso Niglio, d'intesa con il sostituto procuratore, il dottor Fabio Picuti. Ad essere tratti in arresto due cittadini stranieri, un 50enne macedone e un 30enne albanese, per detenzione di sostanza stupefacenti. I poliziotti hanno sorpreso i due pusher in prossimità di un rudere in località Genzano di Sassa, mentre dissotterravano 8 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 800 grammi. Nel corso della perquisizione effettuata presso il domicilio dei due arrestati è stata rinvenuta e sequestrata una somma di circa 1000 euro, frutto dell'attività di illecita vendita di sostanze stupefacenti. Il cittadino macedone è stato anche denunciato perché inottemperante all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, in quanto soggetto con numerosi precedenti penali. Da tempo gli investigatori erano sulle tracce di due stranieri segnalati attraverso l'applicazione UPOL presentata recentemente da cittadini aquilani, in quanto erano stati visti sostare ripetutamente per brevi lassi di tempo nel corso dei fine settimana in prossimità di locali frequentati da giovani appena maggiorenni. Segnalaci ad esempio